Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa luna piena del 27 novembre in Gemelli. Sapete che la luna piena influenza sia 3-4 giorni prima che 3-4 giorni dopo, come la luna nuova. Andiamo a vedere prima l'energia, quindi qual è l'energia di questa luna piena per te, che è applicabile a più ambiti, relazionale, lavorativo. E poi andiamo a vedere con i tarocchi sull'amore, sia che tu abbia qualcuno, sia che non ci sia nessuno. Ok, Sagittario, qual è il messaggio di questa luna piena? La danza degli spiriti. Qua sarai connessa proprio con gli spiriti della natura, gli spiriti dell'aria, gli spiriti della terra. Mi viene la danza degli spiriti qua, è come se sentissi delle campane che hanno a che fare, campanelle, hanno a che fare proprio con il sostegno al tuo lavoro spirituale da parte degli aiutanti invisibili, va bene? Quindi c'è proprio qua c'è una sciamana, è come se vieni sostenuta dagli aiutanti invisibili che ti permettono di essere anche veggente, chiaroveggente, di vedere, di sentire che le tue forme pensiero positive si realizzano, anche di schivare quelle negative. È la carta dello sciamano questa, la danza degli spiriti, e mi dice anche che hai finito di ripetere i cicli dei tuoi antenati. E questa luna nuova, luna piena, scusami, porta a compimento la fine del karma familiare. Ok? Andiamo a vedere cosa ti dicono le fate. Mi sta arrivando anche di suggerirti di stare proprio in mezzo agli alberi. Stai in mezzo agli alberi. Stai in mezzo agli alberi perché c'è una conoscenza atavica che viene da altre vite tue a cui tu ti riconnetti. Va bene? Vediamo cosa ti dicono le fate. Sagittario. Informati e fai delle ricerche. Hai bisogno di maggiori informazioni riguardo a questa situazione, analizzala attentamente prima di procedere. Mi parlano che sarà un momento in cui tu vaglierai le tue intuizioni, quelle geniali, quelle bellissime, rispetto alla mente razionale che invece ti dà informazioni già successe, informazioni già accadute, quindi che non portano niente di nuovo. Tu avrai delle intuizioni molto forti, sia per quanto riguarda la tua carriera e il tuo lavoro. E quindi tu seguirai esattamente le intuizioni piuttosto che la mente razionale. Perché la mente razionale ti può far avere dei dubbi su delle questioni, anche lavorative e relazionali. Invece ti arriveranno delle intuizioni. Ti dice di fermarti e stare con la natura e con te. Contemplare, come vi insegno sempre il metodo della contemplazione. Mettetevi vicino a un albero, per esempio, vicino a una piantina anche. E fatevi 15 minuti di contemplazione di quell'oggetto naturale. Quando arriva un pensiero lo spostate, arriva un pensiero lo spostate, state lì. Anche se vi appare che non succede niente in quel momento, voi state lavorando per accedere al vero della vostra intuizione. Quindi c'è uno spartiacque tra mente razionale, pensieri già pensati che non sono vostri, ripetuti da altri come forme pensiero, e intuizione. Quindi libero spago all'intuizione. Ok. Andiamo a vedere, e anche laddove non ti è chiaro qualcosa, è all'intuizione che devi accedere, perché la mente, ricordiamo, fa sempre ciò che ha già vissuto. Ok. Andiamo a vedere adesso sull'amore per il Sagittario, cosa succede al Sagittario in amore in questi giorni, come ti influenzerà la luna piena, come ti influenzerà la luna piena. Vediamo cosa gravita all'interno della tua energia, come vai a stare tu e come va a stare la tua persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare. Andiamo a vedere. Sagittario ascendente Sagittario, come ti influenzerà la luna piena in Gemelli del 27 novembre? Vediamo, in amore. Il giudizio. L'appeso. Il paggio di bastoni. Guarda, qua dopo tanto fermo vedo azioni. Dopo una situazione di lunga introspezione dell'appeso, a prendere la decisione di cambiare prospettiva nella tua vita rispetto all'ambito amoroso, io qua vedo il paggio di bastoni che rientri in carreggiata, diventi attiva anche sessualmente, cioè prendi proprio un'altra piega.
Forte energia del pesce, ascendente pesci, Venere o Marte in pesci, Sagittario come te, Leone o Ariete. Io vedo che ti riprendi proprio a livello passionale, creativo, emozionale e c'è un nuovo inizio in amore. La situazione era ferma, bloccata, ma qua riparte. Il giudizio mi parla di presa di decisioni, qua nel recente passato avrai preso la decisione di cambiare prospettiva su alcune cose. Ti sei data conto di alcune cose e hai lavorato nel cambiare prospettiva su altre. E qua c'è un riaccendere di entusiasmo. Vediamo un po'. L'energia della tua persona di interesse, della persona che può arrivare, vediamo. Cinque di denari. Il paggio di denari. E l'otto di denari. Io qua vedo una persona molto impegnata sul piano lavorativo che dà principale spazio alla parte lavorativa come energia. Ti verrà anche a parlare di questo. Se la situazione era ferma con la tua persona di interesse perché ti sei data conto che c'era una situazione lavorativa prioritaria, questa persona ti verrà a parlare di questo. Qua mi parlano di una situazione ferma per motivi di lavoro, che si è bloccata per alcune di voi. Qua arriva questa persona qui di tuo interesse, vuole mettere sforzo e impegno nella connessione con l'otto di denari, cioè vuole lavorare per la connessione. Sei una persona nuova, questa è una persona che si farà valere con te. È anche una persona a cui manchi molto per motivi di denaro, il lavoro ti ha messo un po' da parte, a cui manchi molto. Io vedo che qua si riaccende anche la passione. Vediamo un po', energia finale, cosa succede al Sagittario in amore, energia finale, la giustizia, forte energia della bilancia, il carro e il 9 di bastoni. Guarda, allora c'è la persona che ti interessa, che ha tutte le intenzioni di prendere la scelta giusta nei tuoi confronti e avanzare, avere pieno successo. Però ci possono essere dei ritardi per questioni lavorative, però te ne verrà a parlare e tu sarai molto contenta di questo, ok? O dei ritardi per altre questioni di responsabilità. Sì, ho qua questa persona, vedo che ti parla e tu sei un po' sulla difensiva, un po' per la decisione di parlarti, magari non c'è la comunicazione, ti vedo a te un po' sulla difensiva. Vediamo cosa porta l'energia del 9 di bastoni. Il 4 di spade, io vedo che qua 10 denari. Io vedo che qua c'è un po' di ritardo dovuto a questioni altro dall'amore, che possono riguardare questioni lavorative. Vediamo cosa c'è dopo il 4 di spade. Il 7 di coppe. Praticamente qua il fermo ti può portare, o il fermo se non state parlando, se non vi state parlando, ti può portare un po' a della confusione. Però ti dico, questa persona è occupata su altri fronti lavorativi, la vedo molto impegnata su situazioni lavorative che sono prioritarie, però ha tutte le intenzioni di venire da te. Così come se tu conosci una persona nuova, ti vedo entusiasta su questo, magari può essere una persona a distanza. Se questa persona ci sono un po' di ritardi nel vedersi, non ti, o c'è un fermo comunicativo, non ti preoccupare perché è tempo di qualche giorno, perché ci sono delle questioni lavorative o altre distrazioni. Questa persona ha di natura un po' più di lavoro, io vedo qui. Ecco perché informati e fai delle ricerche anche, cioè non giudicare subito, ok? Forte energia del cancro, vediamo al positivo, cosa c'è al positivo, energia positiva per il Sagittario, il 4 i denari, energia positiva, guarda, io ti vedo concederti il giusto all'altra persona, non totalmente, il 4 i denari ti vedo che tu stai con le tue cose, ti vedo entusiasta nelle tue cose, ti concedi il giusto all'altra persona, sei un po' più introspettiva e questo è positivo perché evidentemente tu stai cambiando anche prospettiva dentro di te rispetto all'amore, quindi ti concedi il giusto, non totalmente ma il giusto. Qua c'è l'imperatrice, ciò mi significa che tu vuoi una persona alla tua altezza e sei molto esigente, metterai alla prova questa persona. Ok, vediamo energia negativa.
10 di spade, qua è successo qualcosa, ecco perché la metti alla prova questa persona. Se questa persona ti contatta perché vuole lavorare per la connessione, io ti vedo un po' sulle tue, per alcune di voi date un po' le spalle a questa persona, però poi ci pensate e forse gli date una possibilità qualche giorno dopo questa luna piena. Questa lo vedo molto chiara, perché qua è successa una chiusura, un dolore, perché questa persona magari pensava a se stessa, o qualsiasi cosa sia successa. A tuo positivo hai il fatto che ti vedo riprendere la tua energia vitale, scegliere tu di dare una possibilità o meno a questa persona che comunque ti contatta, se questi giorni o giorni dopo. Però io qua vedo che per alcune di voi all'inizio non rispondono a questa persona, o all'inizio non gli danno la possibilità, però dopo poi vagliano la proposta, ok? Sia che tu la conosca, sia che tu non la conosci. Vediamo un po' come... cosa ti dirà questa persona per il Sagittario? Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario, non dovresti credermi. Qua abbiamo a che fare con una persona che ti cerca di nuovo, perché sente la tua mancanza, già te lo dicevo qua. E secondo me alcuni di voi non gli danno proprio la possibilità, almeno in questi giorni, forse penseranno più in là. Sì, vediamo un po' ancora cosa ti dirà questa persona. Ho sempre voluto te, lo capisci? Questa è una persona che ha sempre voluto te. Se tu avevi pensato il contrario, non è così, ha sempre voluto te. Se una persona nuova, ragazzi miei, qua parliamo di una persona che vuole mettere sforzo e impegno, la vedo lavorare per la connessione. Sei tu che hai un po' di resistenza, all'inizio non ti concedi molto, Vaglierai per i giorni a seguire. Vediamo ancora cosa ti dice. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento. Allora qua dice che sta avvenendo un cambio in amore. Sta avvenendo un cambio. Molte di voi pensano all'amore di loro stesse prima di tutto, di conseguenza si chiudono e quindi mettono alla prova l'altra persona, come ti ho detto prima, per vedere se comunque lui c'è o lei c'è nonostante la tua chiusura. Ok? Questo è quello che accade, l'influenza in questa luna piena. Andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Sagittario. Felice, felice, ragazze mie. Voi sarete molto felici dello sforzo che farà questa persona nei vostri confronti. Anche una sorta di rivincita, Una persona che si toglierà le maschere e ti dirà la verità, dire il vero, e serendipità. Qua ci sono delle occasioni da prendere al volo. Io credo che questa persona non si arrenderà facilmente, persiste, nonostante un po' di tua chiusura, e tu col sette di coppe inizierai un po' a decidere se dare o meno questa possibilità. Intanto la carta del felice felice mi dice che tu sarai molto soddisfatta di una... della connessione da parte di questa persona, quello che vuole mettere sforzo e impegno nei tuoi confronti. Sarei molto felice, soprattutto perché è una persona che viene a viso nudo, ok? È una persona che ti dirà la verità. E serendipità, una carta bellissima, mi parla di un'occasione da prendere al volo e delle occasioni che ci saranno, va bene? E quindi io ti dico, alcuni di voi pensano prima di dare un'opportunità a questa persona, però questo vi farà molto felice. Quindi ragazzi miei, ragazzi, questo è quanto su come ti influenzerà la luna piena. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica!